Ave gente, sono Larus e con il quiz Europa Universalis 4 con la Gran Bretagna. Nell'ultima puntata abbiamo praticamente fatto una guerra. Fatto, anzi, ci hanno dichiarato guerra un bel po' di nazioni, guardiamo. Cioè la Francia, però ha portato dietro tutti i suoi alleati, che sono l'Aragona, Brunswick, Castiglia, le Fiandre, Holstein, Florida, che sarebbe una colonia spagnola, Leningen, Norway e Würzburg. Da una parte c'è solo Cuba, la mia colonia. Io e la Gran Bretagna. Sì, Gran Bretagna, Danimarca. Ok, praticamente sono i danesi che se le stanno prendendo nella Carelia, che sono... Credo che sia in Polonia. Oddio, non so bene. Carelia. Comunque, se le sono prese in una battaglia e attualmente sono confinati qui. Io spero che non facciano nessun attacco e se ne stiano un po' qui, tranquilli. E intanto noi dobbiamo fare attenzione alla flotta. Dopo la prima vittoria che abbiamo ottenuto qui nel... appena la fine della scorsa puntata, vado un attimo a riparare, riposare, fare tutto quanto. E poi dopo possiamo essere abbastanza pronti per sferrare altri attacchi. Cioè, abbiamo distrutto la flotta della Francia, delle Fiandre e di Holstein, credo. Però manca ancora la flotta di Aragona e lo Stato della Chiesa è contro noi. Vediamo un attimo. E manca anche la flotta norvegese, che sarà da qualche parte. Mancano un paio di flotte, appunto, nelle battaglie. Quindi dobbiamo fare attenzione. Assolutamente non... c'è problema se mi prendono queste province qui. Intanto è il casus belli di mostrare la superiorità. E io se vinco tutte le battaglie navali va benissimo. I danesi si possono pure ritirare. Per me non è un problema. L'unico fatto è che i danesi ho paura che mi abbassino un po' lo score. Però se si ritirano in teoria il loro score viene annullato. Io non voglio pagare i miei uomini. Voglio solo pagare un attimo... qua un paio di truppe giusto per mandarle all'assalto contro queste qui. Più che altro perché così riesco a guadagnare soldi e magari creare qualche nuova nave durante la guerra. Ovviamente costa un po'. Ecco, appunto gli stupidi qua, i danesi che attaccano. Giusto per togliermi punteggio. Perché questa qua è una guerra di... convertire alla fine la mia nazione. Vogliono convertirmi al cattolicesimo e mi hanno dichiarato guerra. Diciamo, è proprio una crociata, se vogliamo dire. E quindi dobbiamo fare attenzione perché questi tipi di guerra l'importante non è occupare. We rule the waves, sì, abbiamo preso un po' di prestigio dopo quella battaglia. E l'importante non è proprio occupare le province, sì, dà un po' di punteggio, ma il punteggio sostanziale viene dato dalle battaglie. Noi possiamo vincere tutte le battaglie navali, però se prendiamo anche quelle terrestri con i danesi, che i danesi effettivamente devono combattere via terra. Se fossi loro io metterei già solo una nave qui, in modo che così può bloccare. Forse posso mandarle io una nave. Una barchetta, l'unicorno. La mandiamo qui, in modo che così i miei danesi amici stanno abbastanza tranquilli. Intanto qui stanno occupando un paio di province. Ah, dobbiamo fare un po' attenzione qui. Intanto c'è anche la flotta danese che ci può dare una mano. Comunque ci può supportare. Ah, qua c'è la flotta dell'Holstein. Quindi controllo anche la zona. E ci sono anche i nazionalisti gallesi. Ok, andiamo all'assalto tutti insieme. Perché Dio è dalla nostra parte, ovviamente. Non un Dio cattolico, un Dio protestante. Ok, le navi sono quasi riparate. Manca solo la repulse. Tanto stanno continuando ad andare con gli assedi. Io voglio anche fare una cosa. Per ammazzare le truppe del nemico... voglio lasciarli sbarcare, ma pochi alla volta. E quando vanno con tante navi, voglio beccarli quando le truppe sono imbarcate, che così voglio vederli giù nel mare, dipinto di blu. Ok. Non ce la stiamo cavando tanto bene. Hanno occupato un bel po' di province. E i danesi continuano a perdere, tuttavia. Ok, iniziamo a muoverci. Ehi, questo qua non l'ha beccato? Ah. Andiamo a prendere questa piccola flotta francese.
Regalo allo Stato? Sì, noi lo accettiamo. Ok. Vi ho ucciso, affondato tutte queste navi. Ora possiamo riparare un attimo il tutto. E tra poco possiamo andare contro questa flotta castigliana. Piccola, piccola, credo, sì. Una nave leggera, una nave pesante. Niente di impossibile. Fuggono, guardate come fuggono. Intanto ci sono i danesi che hanno vinto qui contro gli aragonesi. Qua c'è ancora la flotta norvegese, dobbiamo fare un po' attenzione. Ah, è finito il matrimonio con la Danimarca. Direi che possiamo farne un altro. Ok, abbiamo beccato la flotta nemica, l'abbiamo distrutta. Ora ripariamoci di nuovo un attimo. Dobbiamo essere sempre al meglio delle forze, appunto. Dobbiamo essere sempre pronti per una nuova battaglia. Tanto per qua ci sono troppi cattolici. Non voglio far passare le truppe di mare in mare, perché non sono abbastanza sicuro a riguardo, paura che ci possa essere comunque qualche incursione che non riesco a fermare in tempo. I mari non sono totalmente sicuri. Dobbiamo fare attenzione. Tanto qui i danesi speriamo... No, qua non ce la possono fare. I danesi non è che sono un grande alleato per quanto riguarda la terraferma. Ora andiamo a combattere in Cornovaglia contro i cattolici, i ribelli cattolici. Così dimostriamo anche che la Gran Bretagna riesce a combattere al suo interno le eresie. Ok. Qua c'è una piccola flotta francese. Andiamo a vedere qui se c'è qualche flotta dell'Holstein, che non mi fido tanto. Intanto qui ci sono anche i norvegesi che vanno a occupare. Ok, io voglio beccare... A quanto pare qua di... flotte non è che ce ne sono tante. Ok, abbiamo preso oltretutto anche una nave, la Nuri. Credo, no, qual è? Abbiamo preso una fregata invece, no, scherzavo, una fregata. Andiamo a ripararla. La Liegi. Andiamo in Islanda, giusto, per seguire queste navi. Ok, abbiamo distrutto un altro po' della flotta della Norvegia. E ora andiamo un attimo a riparare le nostre navi. Qua ci sono delle galeazze, quindi in mare aperto se possono essere affrontate senza troppi problemi. Abbiamo convertito altri eretici, mandiamoli in Cornovaglia adesso. I nostri... Ah, qua c'è una bella flotta. Aspettate. Ah, hanno attaccato questi banditi qui. Banditi che sono dei nativi. Hanno attaccato la nostra colonia. Direi che posso costruire una nave, giusto così, intanto che ci sono. Intanto sto andando avanti con la tecnologia, sì. Ora, una nave nuova. La posso fare... Oddio, devo migliorare assolutamente i porti per fare dei porti per carpentieri migliori, perché veramente sono messo molto male per quanto riguarda la carpenteria. Ok, le mie navi sono pronte a fare un'altra incursione. Qui sono navi commerciali francesi e norvegesi. Ok, vediamo se riusciamo a beccare questa flotta francese. Sta andando proprio in mare aperto. È abbastanza pericoloso. No, non riesco a beccarli. Devo magari tipo stare attaccato in qualche porto. Anzi, qui voglio fare una cosa. Dividiamo in due la flotta. Un po' qui e un po' lì. E voglio vedere chi è che ci mette in meno. 22 marzo, 24. Quindi tu vai lì. Ok, pinzati.
Benissimo. Stiamo danneggiando abbastanza i nemici. L'unica cosa è che non mi piace come i danesi stanno perdendo. Trutto, i francesi. Cosa volete fare? Ci devo dare queste province qui. Se invece facciamo una cosa un po' più furba, che io vi passo delle province che non sono mie, che sono del mio alleato stupido. Voi come state? Vi do anche un po' di soldi. Non vi va bene. Allora dobbiamo continuare a combattere. Cancelliamo tutte le offerte. Do Viborg, Neva. No, non vi va proprio. Gli do anche un paio di soldi. Oh sì, può andare bene. Solo che vi dovrei dare troppi soldi. Aspettate un attimo. Prima voglio maciullare un po' la vostra flotta e a catturare qualcosa. Sto per dimostrarvi chi è che comanda. Potrei anche fare qualche incursione rapida in giro. Tipo, potrei anche organizzare una sorta di conquista della Danimarca col mio esercito. Però arrivo anche i castigliani, non so se riesco a farcela. Io ci provo, eh. Non mi sa tanto furba come spedizione, però proviamo. Intanto il protestantesimo si diffonde in Cornovaglia. Yeah. Ora, andiamo alle Bermuda, senza dubbio. E le Bermuda dovrei anche fare Harsh Treatment, che non voglio altri ribelli che... Non voglio ribelli in giro alle Bermuda. E qui direi di convertire. Ah, lì alle Azzorre. Facciamo così, tranquilli. Uniamo la flotta. E mi sa che arriveremo in ritardo. Ok. Oh! Vittoria dei danesi contro i nemici. Aspetta, adesso dobbiamo subito arrivare prima che sia troppo tardi, che così riusciamo anche a dare una mano ai nostri alleati. Ok, molto bene. Vediamo se riusciamo a dare un'altra mano con un po' più di truppe. Così aiutiamo il punteggio. Oltretutto direi di dopo occupare anche la zona per via navale. Così non arriveranno più nuovi rinforzi dalla Castiglia o dalla Francia. Tanto cattolici nel Northumberland. Oddio, però un po' di truppe in giro. Ok, questa qua è una task force. Oddio. Ok, intanto prestigio dalle battaglie navali senza dubbio mi interessa. Intanto io direi di seguire sempre l'esercito danese. Andate a combattere. Dai, vediamo un po' come va la battaglia. La battaglia della Scania. Ok, il loro generale è Thomas Philip. Il nostro è Gedvard Gunhild. Credo che sia il mio. Abbiamo 115 di disciplina. Abbiamo meno morale rispetto al nemico. Però abbiamo il doppio delle forze. Vediamo se riusciamo a cavarcela. Qui si decide il tutto. Andiamo molto con calma. Ok, abbiamo fatto un dado di 1, loro di 5, di 2. Hanno più fire. Noi un dado di 6, loro di 7, però 2 di shock. Dannazione, qua è dura. Arrivano nuovi rinforzi, però non riusciranno a passare.
Qua è dura, eh. Hanno un leader molto buono. Oddio, qua è proprio si decide tutto. Ma credo che non ce la possiamo fare. Anche se abbiamo il doppio dell'unità. No, non ce l'abbiamo fatta. Mi è morto il re. È nato un nuovo re adesso. Diamo più stabilità. Senza dubbio. Boostiamo anche un po'. Io direi. Possiamo portare tutta la nostra flotta di trasporto. Anzi, mi serve. Effettivamente mi serve tutta perché qua ci sono un po' di norvegesi in giro che non mi piacciono troppo. Dovrei anche mandare un po' di unità. Per coprire e per attaccare anche questi cattolici del Northumberland. Ora, voi 8, andate un attimo di qui. Voi 8, andate un attimo di qui. Io direi, tanto voi nuovi, andate a bloccare il passaggio. Ah sì, oddio, qua c'è un po' di flotta pericolosa. Smuoviamo tutta la flotta assieme perché non voglio avere troppi, troppi problemi. Oh, tu dove stai andando? Non so. Non so che cosa sto facendo. Faccio che fare una cosa. Ok, l'Holstein, pace bianca, sì. E le Fiandre, pace bianca, sì. Molto bene. Ok, quindi meno nemici da. Con cui preoccuparci ora. Prendiamo la flotta di trasporto. Aspetta, organizziamoci meglio. Prendiamo la flotta di trasporto e spostiamo queste truppe qui impegnate in Danimarca da noi. Ora. Voi dovete andare qui. Intanto io proteggerò il tragitto con la mia flotta militare. Questa battaglia qui è facilissima, nulla di impossibile. Ok. Ora. Muoviamoci tutti qui. Nelle Vastargotaland. Gotland. Non so come chiamarle. No, voi non state da soli, ecco. Dobbiamo anche pensare a questi cattolici infervorati che ci danno un po' di problemi. Mi sa molto di Invincible Armada, però, questa partita. Ok, la nostra colonia è diventata autosufficiente. E solo qui non riesco più a esplorare altre colonie. Le Barbados mi interessano abbastanza. Quindi andiamo a colonizzare. Così diventiamo sempre più potenti. Intanto c'è la mia nazione coloniale che combatte contro la flotta norvegese. I norvegesi sono un po' dappertutto. Ah, sono in Canada praticamente. Potremmo anche fare dei mini assalti in Canada, giusto per dargli un po' di fastidio. Tanto norvegesi, volete fare una pace bianca? Brunswick, ecco. Pace bianca, così a posto. E Aragona, pace bianca, a posto. No, cosa vuoi? Tanti soldi, no, non te li posso dare Aragona, no. Norvegia? Pace bianca, no? Tutte queste province qui della Danimarca? No, non posso. I danesi.
No, no, non ancora. Ok. Dai, adesso incrocio le dita. Dovete vincere qui contro i cattolici. 8 su 8, dai. Vediamo un po'. Abbiamo l'attraversamento di un fiume. Oltretutto anche del combattimento in palude. E però comunque abbiamo qualcosa in più che non credo che sia qualcosa di importante. Però riusciamo comunque forse a vincere. No, mi sa di no, stiamo perdendo un po' troppi uomini. Eh no, andiamo a prendere altre truppe. Serviranno per trasportare. Ah, qua la flotta danese se le sta prendendo da quella francese. Dobbiamo fare un po' attenzione. La situazione non è critica come all'inizio, però comunque non è ancora. Non bisogna ancora cantare vittoria. Ah, non ho mandato nemmeno un leader, mi sto dimenticando. Ora, andiamo a combattere contro le flotte militari. Dovrei anche portare in patria questi uomini che stanno lì da un po'. Ok, catturiamo la flotta. Questa qui sarà una battaglia un po' più dura. Infatti voglio prima magari un po' starmene tranquillo. Ok, ci siamo riparati. Quindi sbuchiamo fuori e attacchiamoli. Con incursione nello Strait of Dover. Mi sono dimenticato di mettere il leader. Dannazione. Ce la faremo però. Sì, ce la faremo. Abbiamo vinto. Altra battaglia. Sì, prendiamo un nuovo leader. Un esploratore. Prendiamo questo qui. Oh mio Dio, quanto fai schifo. Che generale. Che ammiraglio orribile. Ok. Dovrei mandare comunque le mie navi a dare una mano a questi uomini qui e fare tipo un'evacuazione in stile evacuazione del Belgio da parte degli inglesi nella seconda guerra mondiale. Mega evacuazione. Scappiamo, dai. Ok. Però stiamo prendendo punti pian piano. Sentite francesi, che cosa volete? No, non posso darvi queste province. Faccio una cosa. Tanto dovrei proprio fare una pace con i norvegesi. Loro hanno poca voglia di combattere. Una pace bianca gli sta bene. Senza dubbio una pace bianca mi. Oh, sì! Ora, Francia. Non ti va proprio una pace bianca? La lawyer solo. No, ma io adesso comunque manca solo più Aragona e Castiglia. Aragona, dai, fai anche tu una pace bianca. No. Castiglia? No. Dovrei organizzare qualcosa. Tipo una spedizione in qualche provincia castigliana, giusto per prendere un po' qualcosa. Ok, ora siamo messi molto bene. Magari potrei fare un assalto, un blocco navale un po' in giro per guadagnare punti. Oltretutto i francesi non è che se la stanno cavando molto bene. Oltretutto ho anche poca voglia di combattere a quanto pare. Rispetto al nemico. Diminuiamo la war extortion. Sì, perché effettivamente c'è più probabilità che escano fuori i ribelli. Oltretutto, se prendono i ribelli bretoni in Bretagna, i francesi dovranno combattere anche quelli. Dunque, in campo aperto, i francesi non riesco a combatterli. E dobbiamo tenere sotto considerazione questo fatto. Ok.
Dividiamo la flotta a metà. Un po'. Alcuni lascerò lì e altri li manderò qua. Che è una buona provincia, la Costa d'Argento. Per bloccare il nemico. Direi di mandare anche tipo. Fa anche tutte le navi. Possiamo mandare contro questa piccola nave che mi sta bloccando, che non mi piace assolutamente. Oh, ma qui c'è una grande flotta aragonese. Facciamo un rendezvous. Forse sono anche qui. Ah, vogliono sbarcare. Molto stupidi. Però noi li becchiamo. Mentre sbarcano. Qui. Ok, questa battaglia qui non dovrebbe essere troppo difficile. Non hanno navi da trasporto. E sì. Distrutti. Ora ripariamo un po' le navi. Già, voi dovete tornare in madrepatria. Danesi però che se le prendono. Istituzioni. No. Non voglio perdere stabilità attualmente. È troppo importante per me la stabilità. In questo preciso momento. Ok, quindi possiamo iniziare l'operazione blocco navale. Praticamente che cos'è l'operazione blocco navale? Blocco tutto. Per prendere punteggio e per bloccare oltretutto un po' il commercio nelle loro zone. Britannia. Che bello. Aspettiamo fino alla fine del mese, così almeno abbiamo tutte le navi a posto. Ok, via. Partiamo. Io direi di lasciare. Volevo organizzare bene. Io ho 14 navi. Oh, no, 17 navi. Ne lascerò 4 qui. Una qui, una qui, una qui, una qui, una qui, una qui, una qui. E poi dopo il resto. Devo trovare il porto principale. Probabilmente le altre le lascerò in Gibilterra. Perché potrebbero essere. Ci potrebbe essere qualche attacco dal Mediterraneo. E se controllo comunque lo stretto di Gibilterra, nulla esce dal Mediterraneo. Quindi è di vitale controllo. Vitale importanza il controllo dello stretto. Infatti manderò le mie navi più importanti. Qui voglio tenere le navi un po' più pippa. Tipo le caracche iniziali. Tipo la Kent e la Victory. Sono abbastanza affezionato alla Victory. Che oltretutto la Victory era l'ammiraglia di. Dei francesi, degli inglesi nella battaglia. Qua non c'è nessun porto, quindi possiamo anche passare al prossimo punto. Nella battaglia, oddio, grandissima che non mi ricordo più. Di Trafalgar, che era combattuta, credo. Non mi ricordo bene. Comunque, durante le guerre napoleoniche, il dove non mi ricordo. Qui mi ricordo che era una battaglia veramente grande. Che decise praticamente in parte anche le sorti del conflitto. Perché. I francesi dovevano abbandonare praticamente tutti i loro possedimenti oltre oceano e anche dovevano abbandonare qualsiasi aspettativa nel conquistare e mandare qualsiasi attacco nelle terre della Gran Bretagna. Infatti decise molto nel conflitto la battaglia di Trafalgar. Tutto poi nella cultura inglese è anche abbastanza importante. Oh, qua abbiamo vinto. C'era una piccola flotta. Lasciamo qui la Gibraltar e la Met. Le altre navi le mando qui. Così per controllare lo stretto. Ok, ora ho fatto un bel blocco navale.
un blocco imponente. E direi che posso anche fare altre navi nel mentre. Ok, la flotta inglese diventa ogni giorno più potente. Intanto c'è ancora malattia. Direi di spendere un po' di soldi, giusto per aumentare. Un po' di cose dovrei anche rinunciare a una nave, però vabbè, lo possiamo fare sempre dopo. Ok, tanto, volete già fare una pace oppure vi state proprio stancando? Facciamo così, francesi. Ora che ho vinto io, anzitutto dovete pagarmi un po'. Potete anche far ritornare un po' di terre a alcuni tizi, oppure no. Potete darmi tanti di quei soldi per, come si può dire, il problema che mi hanno causato, quindi 200, sì, aumenta molto l'inflazione, io ho l'inflazione alta, non è altissima, però comunque non è che ho così tanto voglia di tenere alta l'inflazione. Se facciamo pace per pace, voi. Giusto per far incazzare un po' le alleanze, perché praticamente se fai pace separata con una nazione, il capo della tua alleanza ti vede molto male. Infatti voglio creare un po' di dissenso nelle linee francesi. Ora, Castiglia. Ancora te no, eh. Andiamo a combattere contro questa nave. Nuovo comandante. Abbiamo guadagnato un comandante. Andiamo a combattere contro questa nave. E abbiamo oltretutto anche catturato una nave nemica, che è una nave leggera, niente di importante. Ripariamo un attimo la nostra flotta e separiamo la nave leggera, che attualmente non ci serve, e mandiamola nelle isole dell'Ovest, in Scozia. Ok, direi che posso anche estendere il blocco navale al sud della Francia. Intanto c'è la commedia dell'arte che sta facendo delle performance in giro. E non so perché siamo arrivati al 26%. Sì. Facciamo un po' di commedia dell'arte. Guardate come aumenta il prestigio però forse di vincere le battaglie navali. Oltretutto che ho messo anche un'idea che aumenta il prestigio ottenuto dalle battaglie navali, che effettivamente è una buona idea. I castigliani vogliono una pace? Sì, senza dubbio possiamo farla. Comunque stiamo dimostrando al mondo che i francesi non sono imbattibili. Grande. Ok. Ora facciamo un paio di province, un paio di cose in giro. Oltretutto non ho troppi problemi con i cattolici. Ah, i cattolici non mi stanno dando più problemi. Ma è finito il disordine religioso? Ah no, non è finito. Però comunque siamo messi abbastanza bene. Ok, andiamo a fare la seconda opera di bloccaggio navale. Intanto c'era la Danimarca che voleva attaccare Rio de Oro, ma molto a caso. Mi fanno tenerezza i danesi. Ah, Francia. Pagherai tutti questi soldi? Io accetto, va. Oggi si celebra una grande vittoria. Grandissima, degna delle lodi della Bretagna. Ah, ok, tutte queste province sono tornate a noi.
Una grandiosa vittoria. Grandissima. Ora, polacchi. Dovrei fare qualche alleanza con qualcuno. Tipo adesso però mi odiano un po' tutti perché ho combattuto. Tipo lo stato della chiesa. Sì, tu mi odi perché sono un iconoclasta. La Tartaria. Sono nemici dei francesi. Un'alleanza strana potrebbe nascere tra di noi, eh. Se io aumento un po' le relazioni, magari dopo possiamo creare qualche alleanza tra di noi. Tanto Barbados in una città, sì, la possiamo pure trasformare. Comunque una grandiosa, grandiosa vittoria. Ehi, i britannici, adesso che ci stiamo ristabilendo, stanno diventando ottimi. Mi piace molto giocare con la Britannia, mai provata. Più che altro, mi piace quanto proprio il modo con cui si approcciano alla flotta. Cioè, hanno una flotta veramente che è eccezionale. Hanno anche sti bonus, che sono anche abbastanza interessanti e carini. Ora. Direi che possiamo incontrarci tutti a Derby. È il nuovo governatore in Cuba. Mandiamo un burocrate, perché no? Dopo possiamo iniziare di nuovo a commerciare. Guardate quanti soldi! Quanti soldi! Abbiamo troppi soldi adesso. Ok, direi che possiamo iniziare un po' a fare un paio di cose. Tipo delle armerie. In particolare nel Gwynedd, Ayrshire, Lothian, Highlands. Che così aumentiamo un po' le truppe che possono servire nel nostro esercito. Facciamo dei porti di carpente di per carpentieri, un po' in giro. E ok. Già, io mi sto dimenticando quasi di te. Andiamo qui, alle Barbados. Le nostre colonie. Stanno andando abbastanza bene anche le nostre colonie. Cuba. Molto, molto bene. Ok, iniziamo a commerciare di nuovo. Oltre ai cattolici però, eh. I cattolici non si fermano mai davanti a nulla. Questi qua hanno tanto morale. E hanno anche un buon generale, un ottimo generale, almeno avevano. Ok, cotone prodotto alle Barbados. Molto bene, dovrei anche poi dopo controllare un po' il commercio nella zona, tipo. Come sta andando a proposito? Sta andando tutto a Chesapeake Bay. Lo stiamo perdendo un po'. Eh sì, lo fanno andare tutto a nord e perdo un bel po' di guadagni, quindi direi. Qua quanto riusciamo a trascinare? 2,48. Qua riescono a trascinare 4,95. Possiamo trasferire. Trade power. E lo facciamo arrivare praticamente da noi. Attraverso tutto l'oceano. Poi da qui lo faremo trascinare di nuovo verso di noi. Una cosa abbastanza contorta, però dovrebbe funzionare. Direi. Possiamo ottenere un paio di barchette. Tipo 4 per pattugliare la zona dei Caraibi. Prima che arrivi comunque il commerciante ce ne vorrà un po'. Intanto iniziamo a fare un paio di cose. Tipo, ehi, dove sei finito? Ah, qui, eccola qui. La nostra flotta invece a pattugliare qui il tutto.
Mandiamo anche l'altra flotta nei Caraibi. Molto molto bene. Oltretutto dovrei anche trascinare un paio di cose. Ok, abbiamo convertito le Bermuda finalmente. Ora andiamo a convertire altre province. Ok, mettiamo tutta la nostra flotta nella flotta reale. Ah, che bello, Royal Navy. Ah, è bellissimo avere tutta una flotta così figa. Ok, è arrivato il nostro tizio che commercia. Ok. Trasciniamo un po' di commercio qui. Qua ne dovrebbe arrivare un po'. Ok, quindi stiamo trascinando commercio da Cuba verso questo nodo qui. Solo che non abbiamo altri commercianti, possiamo... Non so cosa possiamo fare. Non lo so. O controlliamo la zona qui. Così riusciamo a prendere anche commercio da lì e a sua volta trasferire il tutto. No, il tutto va qui alla fine. Ci sono i norvegesi che lo stanno facendo andare nel Golfo di San Lorenzo. Forse dovrei controllare quelle zone di vitale importanza che sono il Canada. Così riesco anche a controllare il commercio nel Mare del Nord. Effettivamente qua ne arriva. Ah, non, nemmeno troppo. Sapete una cosa? Posso fare una cosa molto molto contorta. Siccome i norvegesi vogliono far arrivare commercio da qui, lo stanno trascinando a Chesapeake Bay. Io posso farlo, e loro lo fanno trascinare nel Golfo di San Lorenzo, poi dopo lo fanno tornare nel Mare del Nord. Il Mare del Nord ovviamente, poi dopo andrà tutto qui. Possiamo fare una cosa. Uno, un embargo ai norvegesi. E due, trasferire praticamente il commercio direttamente a Londra e non nel Mare del Nord. Così, praticamente, guadagniamo molto di più. Quindi il nostro commerciante mi servirà nel Mare del Nord. Forse riusciremo a guadagnare un po' di più. Arriverà in 129 giorni. E intanto, voi ragazzuoli, dovrete andare nel Mare del Nord. È una cosa abbastanza contorta, però spero che funzioni. Almeno, spero con tutto il mio cuore. Tanto, possiamo fare un po' più di punti attraverso gli advisor, però ne metto solo uno per tutto lì. E praticamente mettiamo monarchia amministrativa, che così guadagniamo più soldi dalle tasse e la produzione aumenta. Nazionalisti scozzesi. Comunque, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Ciao! Ah, per piacere, quando scrivete i commenti, non lo chiedo veramente da... quasi da amico. Tentate di scrivere in un italiano corretto e capibile. È molto importante per me ed effettivamente è abbastanza un dispiacere vedere ogni volta l'italiano distrutto così. Per carità, anch'io non è che sono un grande oratore, non so nemmeno a volte tanto coniugare i verbi, a volte faccio anch'io i miei errori, tutti li facciamo. Però comunque, prima di scrivere ogni tanto, prima di schiacciare invio, controllate un attimo se effettivamente è tutto scritto in maniera corretta e capibile, senza errori troppo grossolani. Detto questo, ci sentiamo alla prossima, gente. Ciao!